Ciao a tutti e benvenuti in questa pillola di Giappone. In questo momento mi trovo a Utsunomiya, nella prefettura di Tochigi. E voi sapete che se dico Utsunomiya è un po' come se dicessi gyoza, no? Ravioli giapponesi. Perché effettivamente in questa città, Utsunomiya, e anche a Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, c'è la cultura dei gyoza, gyoza no bunka. E quando dico cultura dei gyoza, che cosa intendo in particolare? Qual è la differenza con le altre città che non hanno questa cultura? La differenza principale è che in queste due città, appunto Utsunomiya e Hamamatsu, questi ravioli tendono a diventare il piatto principale del pasto. Se nelle altre città normalmente i gyoza vengono percepiti come qualcosa da aggiungere in qualità di contorno a un'altra pietanza, magari a un ramen, molto spesso si mangia ramen e gyoza, qui a Utsunomiya o a Hamamatsu si tende proprio ad andare a mangiare gyoza come piatto principale, quindi se ne ordinano tanti, cioè una bella quantità. Io oggi ne mangerò 12 perché c'è il ristorante che si chiama Augen, che è il mio preferito e che l'ho già fatto vedere nella pillola numero 8 esattamente 3 anni fa, infatti si trattava del 26 ottobre del 2019, sono passati 3 anni, stessa storia, siamo semplicemente più vecchi ma sempre a mangiare gyoza a Utsunomiya. E perché io parlo sempre di questi gyoza di Utsunomiya? Perché Utsunomiya come città è una città strategica, si trova esattamente sulla strada per andare a visitare il santuario di Nikkō. C'è un santuario che molti turisti di tutto il mondo vanno a visitare, con base a Tokyo, è possibile fare un salto a Nikkō in giornata, partendo la mattina presto e tornando la sera. Ecco, Utsunomiya si trova proprio, venendo con lo Shinkansen, in questo posto strategico, perché qui bisogna cambiare treno. Bisogna scendere dallo Shinkansen e prendere un treno locale, fare 45 minuti di treno locale per andare a Nikkō. Quindi o per l'andata o per il ritorno, prima di tornare a Tokyo, chi viene a visitare il Giappone e chi vuole andare a visitare Nikkō, io consiglio sempre di fermarsi a Utsunomiya perché c'è questa cultura dei gyoza. E in particolare questo Augen, che è il posto che io preferisco, che è questo ristorante che è famoso per la loro salsa di miso. E questo ristorante propone dei gyoza appunto con la salsa di miso e l'erba cipollina. E quindi secondo me è un piatto assolutamente da provare. はい。突き当たり左ですね。あ、わかりました。はい。 ですね。青弁セットでお願いしたいです。青弁セット。はい。ご飯は普通盛りで。はい。これ味噌汁ついてますよね。ついてます。はい。では、じゃあこれでお願いします。かしこまりました。勉強されて。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 Nel vassoio è già presente un piattino con una salsa al sapore di miso all'interno, però i gyoza in realtà si mangiano con un po' di salsa di soia, che sto mettendo in questo momento, poi ci si mette un po' di aceto, normalmente i giapponesi preferiscono mettere più aceto e meno salsa di soia, ma io faccio il contrario, e poi ci si mette il ryu è questo olio piccante.
A seconda dei posti può essere veramente molto piccante, però di solito, anche se uno ne mette tanto, non è mai piccantissimo. Come potete vedere, insieme a questi gyoza c'è anche una porzione particolarmente abbondante di miso shiryu con verdure. Questo perché effettivamente i gyoza difficilmente hanno questa capacità di essere un piatto di portata e per questo si è sentita l'esigenza di aggiungere una zuppa di miso particolarmente abbondante e anche particolarmente carica di verdure. Senza che vi faccio vedere che mangio tutto il pranzo, vi voglio raccontare una cosa. In Giappone è particolarmente importante, quando c'è una ciotola di riso, mangiare tutto il riso e pulirla molto bene con i bastoncini. Potrete considerarvi bravi a usare i bastoncini quando riuscirete a pulire la ciotola esattamente così. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。はい。あ、ないです。はい。はい。はい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。